Cultura, arte e religione. L'infiorata di Candela racchiude questi elementi per esaltare i fiori in un tripudio di colori. Anche quest'anno la cittadina dei Monti Down, in occasione della tradizionale manifestazione che ha colorato il corso principale con una serie di quadri realizzati con petali di fiore. Non siamo ancora ai livelli di Noto, Genzano o Spello, ma l'infiorata di Candela è sicuramente uno degli eventi più suggestivi di Puglia. Per tutta la giornata di ieri il borgo è stato invaso da turisti provenienti da tutta la provincia di Foggia, ma anche dal Barese e dalla vicina Irpinia. Curiosi di ammirare il lungo tappeto floreale che si snoda fino a Piazza Plebiscito, custodito dalle architetture dei palazzi storici e della chiesa matrice. Sono felicissimo, è un grande giorno di festa, di fiori, colori, una grande iniziativa di promozione turistica, culturale, che in questi anni è cresciuta tantissimo. Quest'anno abbiamo la quarta edizione con quattro gruppi di maestri infioratori e c'è stato una tantissima partecipazione da parte anche dell'intera comunità candelese. Quindi vedere anziani, giovani ieri sera in piazza ad infiorare è veramente stato molto bello. L'infiorata cittadina è stata arricchita dalla presenza di diversi gruppi di maestri infioratori provenienti da San Valentino di Torio, Pescasseroli, comune gemellato con la cittadina dell'Appennino Dauno, Galatone e Cusano Mutri, che hanno realizzato quadri floreali utilizzando migliaia di fiori colorati. L'infiorata è frutto della devozione delle persone che usavano cospargere i fiori davanti al passaggio processionale. Si tenga conto che la prima vera infiorata, quella artistica, fu fatta nel 1600 nella Basilica di San Pietro. Poi così man mano, soprattutto da parte dei comuni laziali, si è un po' prodigata e portata avanti anche nelle altre parti d'Italia. L'infiorata vera e propria è un tappeto fatto con i fiori, è semplicemente un quadro, invece che usare la pittura si usano i petali di fiori.